Salve, brava gente della terra piana. La gravità non esiste e le forze che ci tengono aderenti al suolo sono pressione e densità, o pressiodensità. Ora, qui c'è un esperimento che credo sia innovativo una volta che viene condotto. È un esperimento di antigravità o un esperimento di entità di pressione. Qui un esempio di questo esperimento. Ora, questo non è in scala ed inoltre non ho scritto tutte le misurazioni, ma posso fornirvi una chiara idea di come funziona questo esperimento. Questo che vedete è un tubo, un contenitore pieno d'acqua, e qui sotto c'è un bollitore. Ora, il bollitore ha bisogno di essere super rovente, rovente come il sole, bollente più che si può. Abbiamo bisogno di eseguire questo esperimento al massimo. Ora, da questo semplice schema, cosa pensate possa succedere all'interno di questo contenitore chiuso? La risposta è che tutta l'acqua del contenitore diventerà bollente col passare del tempo. Questo è il motivo per cui ho detto che non ho indicato le misurazioni per questo esperimento, perché abbiamo bisogno di un tubo lungo affinché possa finire questo effetto. Ovvero, mentre l'acqua calda si alza, grazie al suo lento movimento verso l'alto del tubo, l'energia dell'acqua calda va a diminuire a causa dell'acqua più fredda che sta sopra. Con questo semplice esperimento, che va fatto nella vita reale, abbiamo creato un effetto antigravità. Questo perché, nella realtà, gli oggetti con densità più leggera si alzeranno verso l'alto, mentre gli oggetti con densità più pesante scenderanno, e gli scienziati ritengono che questo effetto sia dovuto alla gravità. Ma con questo semplice esperimento abbiamo capovolto l'effetto della gravità, perché adesso la materia più calda o meno densa è in basso, mentre la materia più fredda o più densa sta sopra. Avete compreso il quadro? Si tratta di pressioriscaldamento. L'acqua bollente si espande, ma a causa del contenitore solido può espandersi solo verso l'alto, anziché in tutte le direzioni. E così abbiamo dei livelli con differenti densità che sono create dal calore. Abbiamo la materia con densità più leggera sul fondo e poi abbiamo la materia con densità meno pesante nel mezzo e alla fine la materia più pesante sopra. Questa è antigravità, gente. E l'esperimento non si ferma qui. Che succede se buttiamo alcuni sassolini ed un po' di sabbia dentro a questo contenitore chiuso? Questi oggetti cadranno o saliranno? Pensateci. Abbiamo già invertito l'effetto della gravità del livello di densità in posizioni opposte. Quindi, dov'è l'alto e dove è il basso?